Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi vedremo il coltello Mozzetta. Le misure sono 9 cm da chiuso, lama 7 per un totale di 16, peso 43 grammi. Vi lascio alla descrizione. Il coltello Mozzetta. La forma particolare di questo coltello, che deve il nome alla sua lama mozza, ovvero priva di punta, nacque dalle prescrizioni del decreto Giolitti del 1908. Per molto tempo la Mozzetta fu l'unico coltello autorizzato per l'uso comune, ecco perché ebbe una notevole diffusione. L'articolo 23 del Regio Decreto numero 685 dell'8 novembre 1908 proibiva espressamente il porto di coltelli e forbici acuminate con apice tagliente, con lama eccedente in lunghezza i 4 cm. I coltelli o le forbici non acuminati o con apice non tagliente con lama eccedente in lunghezza i 10 cm, le roncole, i roncoli, o i ronconi, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scure, i potraiuoli, i compassi, i chiodi, le nocoliere e simili. La norma proibiva quindi di fatto il porto di qualunque ferro tagliente, fosse anche un semplice utensile da lavoro, che presentasse una punta acuminata e una lunghezza superiore ad appena 4 cm, praticamente una misura da temperino. I produttori furono quindi costretti, per poter proseguire legalmente la loro attività, a inventare nuove forme di coltelli. La sola soluzione praticabile fu quella di produrre coltelli che ricalcassero in qualche modo le vecchie forme, muniti però di lama tronca. I coltelli che presentavano queste caratteristiche furono indicati genericamente come mozzette o mozzetti al maschile. Tutti presentavano una lama tronca, ma la forma del manico, il materiale impiegato per la costruzione e il profilo del dorso della lama potevano variare, recependo in misura più o meno fedele alcuni elementi dei vecchi modelli di coltelli. Le caratteristiche. Ecco perché non esiste un modello tipico di mozzetta, eccezione fatta per la costante della mancanza di punta acuminata. Osservando i cataloghi dei coltellai dei primi del Novecento, si notano però alcune forme particolarmente diffuse, che con alcune variazioni hanno dato origine alle mozzette più comuni. Solitamente la mozzetta presentava un manico di corno piuttosto grosso, munito di molla semplice. In alcuni casi il manico era fornito di fascetta, mentre in altri coltelli il perno della lama era a vista, sottolineato da due ghiere o rapirelle di dimensioni piuttosto generose. La lama aveva un filo dritto, senza curvature, mentre il dorso poteva presentare un adattamento più o meno sinuoso. Non mancavano comunque mozzette dal manico di legno o di metallo, oppure ferrate, ovvero con due piastrelle interne d'ottone e guancette di corno o di legno. Nella foto una mozzetta particolarmente originale, prodotta dalla Conaz di Scarperia, dal manico di metallo con le superfici decorate da leggere incisioni geometriche. Cataloghi dei coltellai dei primi anni del XX secolo presentavano mozzette caratterizzate da un'estrema varietà di forme e dimensioni. Tale varietà si riscontra anche nella produzione di odierna, destinata in prevalenza a un pubblico di collezionisti. A titolo di raffronto, presentiamo a partire da sinistra la mozzetta della mia collezione con piastre interne, lama con dorso rettilineo e guancette di legno. Piuttosto originale è l'adattamento arcuato del profilo inferiore del manico. Seguono a fianco due belle mozzette di corno bovino, Saladini Scarperia, col dorso della lama più mosso. Interessante anche la ghiera che decora le estremità del perno anteriore, secondo la foggia dei coltelli senesi. L'ultima a destra è una mozzetta di produzione Conaz, simile a quella della mia collezione. L'anatomia della mozzetta. La robusta molla d'acciaio mantiene la lama in posizione aperta o chiusa. L'elemento più caratteristico della mozzetta è la lama priva di punta, come se fosse stata mozzata. La forma del tallone delle guancette è ripresa anche dalle piastrelle interne d'ottone. La lama presenta un filo dritto e particolarmente affilato. La molla presenta un foro attraverso dal perno centrale del coltello. Sulla mozzetta della mia collezione, le guancette del manico sono di legno. Le tradizionali modalità di costruzione della mozzetta prevedono l'utilizzo di tre perni metallici.
La presenza di due elementi metallici interni, le piastrine d'ottone, indica che si tratta di un coltello ferrato. Le mozzette hanno prodotte in diverse misure e un'ampia varietà di forme, sia per quanto riguarda la lama sia per il mano. Come mostrano questi esempi, tratti dal catalogo di un coltellaio di Scarperia dei primi anni del Novecento. E questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Per vedere gli altri coltelli, link in descrizione. Se volete lasciate un mi piace, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video col coltello di Rouen.